Instaurare una relazione con il bambino, supportarlo nel suo percorso educativo, accrescere e sviluppare le sue potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l'esperienza dello studio e del confronto con gli altri. È questo il compito dei professionisti operativi alla cooperativa Il Seme di Cardano al Campo e specializzati in disturbi dell'apprendimento. Vogliamo offrire un supporto concreto e immediato alle famiglie, permettendo di tagliare le code del servizio pubblico, dicono le due referenti Annalisa Aspesi e Benedetta Bertani. Dal 2013 la cooperativa sociale Il Seme ha attivato un progetto sperimentale, il cui nome lunghissimo è Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con disturbi dell'apprendimento e o problemi comportamentali, che è un progetto sperimentale con fondi regionali che opera sul territorio, in particolar modo di Cardano, ma che comunque per cui offriamo comunque un servizio di supporto a tutto il territorio della provincia e oltre, e offriamo servizi riabilitativi individualizzati al fine di promuovere un armonico sviluppo psicofisico del bambino, sviluppare le potenzialità cognitive, emotive e relazionali, potenziando le autonomie e gli apprendimenti al fine di migliorare la qualità della vita del bambino. Altro obiettivo importante che ci siamo posti è utilizzare, fornire un supporto, sostegno e dare informazioni e degli strumenti alle famiglie di questi bambini, oltre che a mantenere contatti con la scuola e con le insegnanti in modo tale da creare un intervento di rete globalizzato attorno al bambino. Certo, quindi puoi anche favorire, immagino, il suo reinserimento a scuola e nel gruppo dei compagni, insomma. Assolutamente, assolutamente. Benedetta, sì. Prima di tutto, perché la nascita di un progetto di questo genere? Liste di attesa lunghissime che quindi vi hanno portato a specializzarvi in questo settore proprio per cercare di offrire delle risposte più concrete e immediate alle famiglie che stanno vivendo questo tipo di disagio. Sì, infatti siamo nati proprio per cercare di tamponare le lunghe liste d'attesa delle UOMPIA territoriali. Il progetto era nato appunto con dei cicli molto brevi di 3 mesi in cui poi il minore veniva dimesso. Ad oggi invece riusciamo ad offrire dei percorsi per una durata complessiva di 1 anno di presa in carico del minore. Stimoliamo i bambini a giocare all'aria aperta insieme ai loro coetanei, sviluppando la manualità, concludono le esperte. È fondamentale per favorire il loro sviluppo. Nel corso degli anni è cambiato, sono cambiati un po' i modi di giocare, le attività che i bambini fanno, quindi c'è sempre meno l'attività all'aria aperta con la palla, il cerchio e non so, la bicicletta, e i bambini invece utilizzano molto di più tablet, computer, televisione, quindi sicuramente questo non giova, insomma, a favore di uno sviluppo armonico. Diciamo che si abituano anche a un mondo finto, esatto, e iperattivo, e quindi poi questo li porta ad essere iperattivi nella vita di tutti i giorni. Nella vita quotidiana, sì, esatto.